Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ci sono delle applicazioni che ti pagano per camminare. Tu cammini e in cambio queste applicazioni ti danno soldi, voucher, sconti, punti. C'è tutta una famiglia di queste applicazioni. Ultimamente si è distinta sull'App Store Sweatcoins, un'applicazione che sembra scambiare il tuo sudore, i tuoi passi, con una criptovaluta, una moneta digitale, che sono appunto di questi sweat coins che poi puoi cambiare in denaro contante. Scopriamo insieme se è proprio così, se questa cosa funziona così come ce la raccontano oppure no, ma scopriamo anche insieme Healthy Virtuoso. Si tratta di una startup, un'applicazione che ha proposto un modello simile, camminare, mantenere uno stile di vita salutare e riuscire a sbloccare attraverso una gamification, attraverso la creazione di un gioco, a sbloccare degli sconti presso delle attività affini al tema dell'applicazione, che è mantenersi in salute e vivere con uno stile di vita salutare. E cerchiamo anche di capire, mettendo a confronto quello che ascolteremo da Healthy Virtuoso con queste applicazioni che ti pagano per camminare, capire quali sono i punti caldi di queste applicazioni che ti danno una ricompensa in cambio dei tuoi semplici passi. Vediamo se poi sono poi solo semplici passi. Ho avuto il piacere a Lisbona di, da una parte, testare Sweatcoins, l'applicazione che ti paga per camminare, e dall'altra parte, lo stesso giorno, proprio intervistare il founder di Healthy Virtuoso. Lo ascoltiamo tra un attimo. Prima ti ricordo che strategiadigitale.info è il luogo dove ci ritroviamo online, dove puoi trovare tutte le connessioni alle varie piattaforme di podcasting per ascoltare il nostro podcast, dove puoi scaricare l'applicazione ufficiale dedicata di Strategia Digitale, dove puoi cercare tra tutti gli episodi o dire la tua su Strategia Digitale lasciando una recensione. E ora bando alle ciance, perché è arrivato il momento di ascoltare la storia di Healthy Virtuoso e metterlo a confronto con le app che ti pagano per camminare. Io sono Andrea, ho 29 anni, vengo da Cagliari e faccio lo startupper. Qual è il progetto che stai portando avanti? Si chiama Healthy Virtuoso ed è una piattaforma che incentiva e remunera le persone che si impegnano ad avere uno stile di vita salutare. Raccontaci come funziona Virtuoso. Il sistema è molto semplice. Praticamente una volta installato viene connesso con Google Fit o con App Salute, e ogni giorno, in base alle azioni salutari come lo sport, i passi, il sonno, la meditazione, lo yoga eccetera, offre dei crediti alle persone. Con questi crediti le persone possono ottenere o dei voucher o dei prodotti gratuiti o degli sconti su una serie di partner selezionati. Ci sono una serie di applicazioni in questo momento che stanno andando molto forte sull'App Store, che fanno un baratto tra i passi, per esempio, e dei crediti che vengono poi scambiati con del denaro, con dei buoni spesa, con degli sconti. La perplessità davanti ad alcune di queste applicazioni è che una volta che l'applicazione è aperta traccia tutto quello che facciamo, e in realtà noi stiamo scambiando e vendendo i nostri dati. Funziona così anche Virtuoso? Dunque, Virtuoso non nasce come marketplace, ma nasce come incentivo ad uno stile di vita salutare, quindi per aumentare la prevenzione primaria e secondaria. Noi non condividiamo i dati con i partner esterni, ma invece utilizziamo questi dati per creare del valore sia per le società che possono offrire dei prodotti o dei servizi correlati, e sia per gli utenti che nel momento del bisogno, in base alle proprie esigenze, possono trovare la compagnia, la società più affine. Se le applicazioni fitness track e vari consentono comunque un monitoraggio dell'attività sportiva, e tutti questi dati comunque confluiscono nelle varie Google Health o l'applicazione del caso, qual è il motivo per cui un utente dovrebbe installare anche Virtuoso? Quale valore aggiunto gli offre sulla consapevolezza delle proprie prestazioni di prevenzione e di promozione della salute? Certo, noi abbiamo lavorato prevalentemente su un percorso di ingaggio psicologico con un team di psicologi,
il nostro posizionamento non è quello di tracciare, quindi di sostituirci a chi già questo lavoro lo fa molto bene, Nike, Runtastic, Strava, eccetera. Il nostro posizionamento è quello di remunerare le persone per lo stile di vita salutare, e quindi siamo proprio un sistema di rewarding per la salute. Il motivo è che senza fare niente, magari per le abitudini che ho già, perché sono uno sportivo, posso guadagnare e ottenere delle cose gratuitamente, senza nessuno sforzo, perché funziona tutto in automatico. Quindi voi non chiedete all'utente di cambiare abitudini, di cambiare l'applicazione nel quale monitora l'attività sportiva, ma semplicemente di trasformare quel dato già memorizzato sul suo telefono in, attraverso la sua visualizzazione, in premi. Di che premi si tratta? Allora, abbiamo diverse partnership come Runtastic, Under Armour, Polar, ci sono dei servizi che offrono il cibo come Diet to Go, come Cuomi, stanno funzionando molto bene, diamo i voucher a Amazon, diamo dei prodotti gratuiti con altre startup e altre società che lo vogliono fare. E sono tutti prodotti affini all'interesse della persona che vuole vivere uno stile di vita salutare. Basta iniziare uno stile di vita salutare, magari programmando una camminata al giorno, per piano piano scoprire altri prodotti ad ampio spettro, dai prodotti che consentono magari applicazioni per il monitoraggio della salute fino addirittura all'ambito del cibo, all'alimentazione, al vestiario. Ma è possibile trasformare questa esperienza anche in un'esperienza di socialità, di relazione, perché molti di queste piattaforme, e un po' la frammentazione incide negativamente su questo, consentono di aggiungere amici, di fare sport insieme a qualcuno. Voi avete questo aspetto sociale? Assolutamente sì, noi ci siamo resi conto che da una parte l'approvazione sociale era molto importante per creare motivazione, perché le persone spesso non si muovono, non hanno uno stile di vita salutare perché gli manca la motivazione, non perché gli manca il tempo. Per cui noi con il team di psicologi abbiamo proprio studiato un percorso nella quale le persone, attraverso il network di amici, di conoscenze, eccetera, possono crescere insieme. Ad esempio, io posso sfidare un collega, un amico, a chi fa più passi o a chi fa più sport in un giorno, in una settimana. E quando voglio invitare qualcuno, è necessario che quel qualcuno sia già iscritto all'applicazione, abbia già scaricato e la utilizzi? Assolutamente no, una volta deciso quale challenge lanciare, quale sfida lanciare, io posso scegliere un amico dalla rubrica e o via email, via WhatsApp, via messaggio, posso condividere il link per farlo iscriverlo e fargli accettare la sfida. Qual è il vostro modello di business? Come prevedete di guadagnare? Noi lavoriamo prevalentemente sul valore generato per i partner commerciali attraverso l'utilizzo dei buoni che mettiamo in palio, vendiamo alle aziende dei corporate challenge della salute per incentivare i clienti o i dipendenti ad avere uno stile di vita salutare, e stiamo collaborando con le assicurazioni per inserire all'interno delle loro customer base questi programmi che aiutino a pagare meno le polizze per gli utenti ed a aumentare le marginalità abbattendo il rischio per le assicurazioni. Quindi un'azienda che ha un prodotto affine a uno stile di vita salutare può utilizzare Virtuoso anche come piattaforma di marketing, ma lo fa rivolgendosi direttamente a voi o ci sono degli intermediari ai quali si deve rivolgere? Assolutamente sì, lo può fare, lo fa rivolgendosi direttamente a noi. Non è nient'altro che un marketplace tra domanda e offerta. Noi abbiamo una community di utenti, sappiamo che sport fanno, come lo fanno, quanto lo fanno, perché lo fanno, e così le persone possono essere ingaggiate con determinati messaggi o brand o prodotti affini alle loro esigenze. Quindi posso venire da te e dire: io faccio calzini decorati per andare a correre, vorrei promuovere questi calzini attraverso Virtuoso. Che cosa succede? Devo mettere dei calzini in palio o offro uno sconto sui calzini? E soprattutto, qual è l'investimento minimo per creare una campagna che comunque, da quello che mi racconti, è una campagna personalizzata? Certo, non ci sono investimenti minimi, in genere andiamo a parlare con ogni partner per capire quali sono i suoi obiettivi e come raggiungerli, quindi lo costruiamo insieme. E ci sono tante aziende con le quali stiamo collaborando che hanno messo a disposizione sia dei voucher gratuiti per trovare la prima volta le persone giuste per il proprio servizio, quindi farglielo conoscere e tenerlo, dare la visibilità su questa vetrina, e poi ci sono tante aziende che hanno anche deciso di creare appeal sul proprio prodotto mettendolo ad un livello più alto con più crediti, in modo che questo prodotto risulti appealing e desiderabile per la persona, e questo crea un ingaggio con il brand.
Beh, direi che abbiamo una panoramica abbastanza chiara di come funziona Healthy Virtuoso. Intanto ti metto il link a questa startup nelle note dell'episodio. E come funzionano invece le app che ti pagano per camminare? Io ho testato personalmente Sweatcoins e ne ho ricavato un'impressione veramente pessima. Me lo state segnalando in molti e quindi ho voluto inserirlo all'interno di questo episodio per poter dare un messaggio rispetto a questa applicazione. Allora, cosa facciamo su Strategia Digitale? Interrogazione. Tu al terzo banco, cosa facciamo su Strategia Digitale? Uè, Gaudiano, mi pare che insegnate a fare business e a lavorare meglio utilizzando il digitale in modo consapevole. Ecco, bravo, bravissimo, hai detto bene. Siamo qui apposta per insegnare a utilizzare il digital in modo consapevole e Sweatcoin fa esattamente il contrario. Trasforma attraverso la comunicazione e un meccanismo di gioco che utilizza delle leve digital, trasforma un'esperienza consapevole in un'esperienza totalmente inconsapevole. Installi l'app, la avvi, e da quel momento l'app comincia a raccogliere informazioni su di te, facendoti sbloccare piano piano tutte le barriere, dal farti permettergli di guardare i tuoi contatti a permettergli di accedere ai tuoi dati su Google Health, la piattaforma che raccoglie, la piattaforma centralizzata di Apple, scusate, ho sbagliato, volevo dire l'app salute cosiddetta di Apple, che raccoglie i dati di tutte le varie fitness tracker, e poi ti chiede di disattivare la modalità di risparmio batteria. Insomma, piano piano, insieme al tuo utilizzo dell'app, Sweatcoins ti fa calare le barriere. È come se una persona un giorno ti offre un caffè e poi fate un pezzo di strada assieme, poi un giorno per ricambiare la gentilezza che ti ha offerto il caffè tu la inviti a prendere un tè a casa, e quella persona a un certo punto gli dice: senti, ma per curiosità, ma qual è il numero per disattivare l'allarme? Perché pure io ho lo stesso allarme e volevo capire se è lo stesso. Ah, è questo qua, perfetto. E il giorno dopo ti vengono a rubare a casa. E quali sono i tre punti sui quali ho trovato veramente pessimo Sweatcoin e interessante invece Virtuoso? Il primo è la trasparenza. Virtuoso ti spiega subito che cosa fa. Prende dei dati sul tuo stile di vita e con questi dati ti consente di ottenere degli sconti sull'assicurazione o ottenere degli sconti per accedere a dei servizi che comunque questi servizi con la stessa dinamica di Groupon offrono uno sconto per farsi marketing. Invece che pagare una campagna pubblicitaria, i soldi che spenderebbero in pubblicità te li danno a te per utilizzare il loro prodotto o servizio a prezzo scontato. La dinamica mi pare pienamente trasparente, quindi non è che c'è grande mistero. Sweatcoin ti dice che stai creando questa criptovaluta. Ma è una criptovaluta lo Sweatcoin? Assolutamente no, è un banalissimo punto del supermercato, è come i punti della GS. Loro in realtà ti danno queste coin che sono dei punti, e con questi punti, una volta raggiunte certe soglie, ti danno loro all'interno del loro marketplace, in base alla loro disponibilità e volontà, la possibilità di trasformarle in premi, quindi in prodotti. Stessa dinamica, il negoziante vuole promuoversi sulla loro piattaforma, oppure addirittura in buoni Amazon. Quindi c'è poca trasparenza, perché invece ti comunicano questo servizio come se producessi criptovalute. C'è poca apertura, mi piace che Virtuoso si appoggi indipendentemente dal fitness tracker, non ti vuole tenere sull'app, ma si appoggia all'app salute. E poi soprattutto c'è poco valore. Porta molto più valore, secondo me, all'interno di Virtuoso la relazione con gli altri, lo sfidarli in una challenge. Sfidare su una challenge, o meglio, entrare in relazione con gli altri su Sweatcoin è possibile, ma per fare un'affiliazione, per mandargli il tuo link referral e guadagnare più soldi. In pratica stai vendendo i tuoi amici. Questo non è utilizzare il digital in maniera consapevole, quindi ragazzi, testa sulle spalle. E voglio ringraziare tutti i produttori di Strategia Digitale, la mia coautrice del podcast Odra Bertolone, l'alfonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.